guardando a noi, lui mi scorda di guai. A casa mia sta sempre confusione, ma insieme a noi va passa depressione. Ben 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 ben. Ti prego, lo sai, oggi viene il mio fidanzato. Ti prego, pensaci tu a papà, perché altrimenti lo sai quello com'è, mi fa fare una brutta figura. Teresa, ma non ti preoccupare a mamma, tuo padre è un bravo uomo, lo sai, può dire qualche cosa scherzosa, ma brutta figura non te ne farà fare. E poi non ti preoccupare, ci pensa mamma tua, mo ci parliamo insieme, vieni. Va bene. Quanto è bella, Teresa, mamma, stare un me. Mamma. Amore! Buongiorno! Sta passando qua, abbiamo avuto uno strillo in capo, che sta male? E ti ho chiamato amore! Amore, amore è così forte, si dice. Senti, ma dimmi una cosa. Mi spiega una cosa, ma perché mi mise qua fuori qua? Amore, è perché qua mi pare la processione, da quando tu stai malato, c'è sta gente nel quartiere che va e che va. I moaggi lavate rinde, ti pare giusto che la gente va a sporcare la casa. Tu stai qua fuori dando bello fresco, ma che ci fanno i cani vicini a te? Questi due veramente sono gli amici dell'uomo. Sì. Questi hanno una funzione ben precisa. Dato che la guardia non la fanno, io sapevo, no? Prima che il suo pastore ti dice che quando veniva io lo metto a fu caffè, li accoglie con affetto e con amore. Che state invece è tutto il contrario. I mariuoli. I mariuoli quando vengono a casa ci portano loro un caffè a che se va a facciata. Gli di meno tirano un fesso qua, ma pare un trattore quando si adora. Comunque la loro vera funzione, se noi dobbiamo mangiare senza niente. La gente vanno e vengono, prendono i cani vicini, non si accostano. Allora mi sparagli tutte le vasi delle creature, sai che te ne avuca, sporchi, latte e tutte cose. E soprattutto i becchi, perché i cani sentono, perché i becchi si sentono. Come la vecchia arriva vicino, dicono no, il cane è morto, la vecchia arriva vicino, la bambina sta lontana. E mi scansano, lui 300 vasi di vecchia, non è una. Buciardona, a te ti piace la gente, come si riceve in da telecafone? Un cafone è da gente. Ma delle mamme, ah. E caverne sulla pelle, i vecchi creature. E dimmi una cosa, se avessero venire in mamma, i cani a due tine, tiene sempre vicino a te. I cani dicendo se sciogliono i cani. Bello simpaticone. Ah, state aspettate, fermelo poco. Wait. Mamma, diglielo. Amore, bello della mogliettina sua, quanto è bello. Non che manca una lira, si stai facendo tutto su scemafru per chiappare una cosa esorta, su come un guante di spada, così. Manca una lira. Ma no, ti devo dare una buona notizia. È morta mamma. Sta male. Sta benissimo. E allora qual è la bella notizia? Indovina chi ti viene a trovare, anzi chi ti viene a conoscere. Che regista, Rai. No, è un Mediaset. No. Viene il fidanzato di Teresina. Teresina è fidanzata, la da voto. Sì. La da voto a papà. La da voto a papà. Come ha fatto? Descrivetelo. Com'è? Terry, com'è a mamma? È bellissimo! È un bravo giovane! Questo mi interessa! È un bravo giovane, la famiglia sono tutte persone per bene, tutta la generazione! Questo è per bene, questo e è per poi, bene! E poi, un'altra cosa, è facoltoso! Facoltoso che è? Non sa, sciupatetene una fai! È benestante, papà! Ah, te ne soldi assai! Un ragazzo buono in casa nostra ci vuole! Ci vuole un ragazzo di sani principi. Non. Vabbè, quando sarà il momento che poi venire a parlare? No, chi ne muove? Chi ne sta proprio per venire? Mo siete su una porta, io ti ho presente, ma raccomando, Teresa, ce te ne sai che la guaglione è sensibile. Tu lì sta fa con brutta figura con questo guaglione. No, però io vi dico subito, io già fa ancora la parte che sono scema e tutte cose, quindi non è che posso fare chissà che cosa. Vabbè. Posso solo chiudere un occhio a papà, hai capito? Papà chiude un occhio e fa finta di non capire niente. Faccio finta di non capire niente. Papà, ti prego. Ma sta per venire?